Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Eccoci qua con una nuova puntata di Good Morning Milano. Mercoledì 3 febbraio, sempre in diretta per raccontarvi Milano, la città metropolitana, tutto quello che avviene in questa città. Oggi puntata speciale, l'avete visto, avremo un avvocato ospite nella seconda parte. Non perché ci abbia denunciato qualcuno, anzi, no, quello che parleremo più avanti di una denuncia strana fatta da Trenord verso un'associazione di consumatori. Che vabbè, poi ne parliamo della terza parte di trasmissione. No, parleremo di un cold case, di un caso irrisolto. Torneremo indietro fino agli anni 70 e racconteremo una storia. Cercheremo di capire il perché è importante comunque ancora oggi indagare su un caso così lontano che in realtà sono tanti casi messi insieme e un potenziale forse serial killer si è aggirato nella nostra città per qualche anno, ma lo vedremo appunto insieme a chi ne sa parlare molto meglio di me. Apriamo la puntata vedendo come sempre le indicazioni invece che ci arrivano da Arianna, il vaso di Wise Air che monitora l'inquinamento atmosferico sulla città di Milano, 82 microgrammi per metro cubo, il PM2 e mezzo. In tempo reale di Arianna, delle 100 Arianne installate sui balconi e sui terrazzi della città di Milano. Vi ricordiamo che appunto contattando Wise Air oppure chiedendo a noi, vi daremo il contatto di Wise Air, potete anche voi diventare degli ambassador e avere anche voi un'Arianna nella vostra abitazione per dare una mano a questa rete di monitoraggio cittadino dell'inquinamento atmosferico. Oggi è mercoledì, il mercoledì si parla ovviamente di Milano Integra, lo facciamo insieme ad Albi Oxa che vedo in questo momento in collegamento. Buongiorno Albi, ben ritrovato. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti, come state? Tutto bene, grazie mille Albi, spero che tu stia meglio. Abbiamo saputo che è stato poco bene nelle ultime settimane, Lisa ti aveva sostituito egregiamente, quest'oggi torni al timone del collegamento di Milano Integra. Perché abbiamo visto ormai, cioè, ci state dando vari motivi, varie motivazioni per venire a Milano, studiare a Milano, lavorare a Milano. Oggi di cosa invece parliamo? Oggi parliamo di come integrarsi in una metropoli. Sono tre punti che abbiamo scritto noi che riteniamo, insomma, siano i punti principali dai quali partire, chiaramente, perché come noi diciamo sempre, l'integrazione non è un processo così automatico, richiede molto tempo e soprattutto varia da persona a persona. Però questi sono, diciamo, i nostri tre motivi. Quindi come Allora, integrarsi in una metropoli? sì. Allora, il primo è sicuramente la partecipazione, ovvero cosa intendiamo con questo? Diversamente da una piccola provincia piuttosto che un paesino, in cui l'eco di quello che accade arriva in modo molto più semplice, no? Anche dentro le mura di casa tua, in una grande metropoli questo non accade, proprio perché ci sono tante persone, ognuno, come dire, guarda molto al proprio percorso. Dunque è importante essere partecipi, essere attivi, essere proprio fisicamente, no? In quel luogo ad incontrare quella persona, perché altrimenti il rischio è quello, insomma, che specie agli inizi, quindi dove non si ha magari una rete di conoscenze, che si rischia di rimanere soli, ecco. Quindi è importante essere sul territorio, partecipare alle iniziative, essere attivo. Quindi non isolarsi in casa. Il secondo punto molto importante è l'essere curiosi. Quindi questo punto significa ricercare attivamente situazioni oppure contesti, occasioni per scoprire la città, il territorio e chiaramente generare nuove relazioni. Quindi anche qui il messaggio che si cela è probabilmente agli inizi la scelta di stare chiuso in casa è confortante proprio perché ci si deve un po', come dire, misurare con la propria magari anche timidezza, no, di un ambiente nuovo, però è fondamentale, essere curiosi e Curioso. quindi ricercare le A proprie Milano ce passioni, n'è, eccetera, quindi in a quel nuovo luogo. Milano diciamo che per i Certo. curiosi ce n'è da vendere. Esatto, il terzo punto, che è quello a cui sono più affezionato, è l'interazione. Quindi, Interazione. molto spesso, gli abitanti che popolano le grandi metropoli, in questo caso stiamo parlando di Milano, appaiono persone indifferenti, no? Questo è quello che si dice Sì. dall'esterno. In realtà non è così, nel senso sono solo persone che magari stanno cercando di andare da un punto A a un punto B, quindi in quel
In quel preciso istante, mentre lo osservi, può darsi che quella persona stia pensando a delle sue cose, ma in realtà sono persone molto aperte al prossimo e al dialogo. Quindi il consiglio che diamo ai nuovi arrivati è quello di stimolare le persone che hanno attorno, specialmente appunto agli inizi. Quindi evitare quell'errore comune che accade molto spesso di creare troppa aspettativa, cioè molto spesso in questi grandi agglomerati di energie come sono le metropoli, davvero nessuno neanche ha il tempo di accorgersi che c'è uno nuovo. Quindi molto spesso le persone si aspettano che siano, no, i locali magari, no, ad andare incontro. Invece succede anche questo, però quello che il consiglio che noi diamo è di stimolare quelli che si attorno, quindi i colleghi piuttosto che il compagno di università, piuttosto che l'inquilino, piuttosto che anche, che non so, il portiere del palazzo in cui si è trasferiti, perché da lì si generano dialoghi, interazioni che Chiarissimo. portano poi appunto a conoscere meglio il luogo e le persone che lo costituiscono. Questi sono i Questi nostri sono tre i tre punti motivi. del, per come, dei motivi per integrarsi in una metropoli come Milano, aggiungo io. Ricordiamo come possiamo però fare ad avere tutte le informazioni possibili e immaginabili su Milano Integra. C'è il sito, c'è i No, scusami, social. non ho sentito bene, ti chiedo scusa Dicevo, Fabio, non ho. come facciamo ad avere invece informazioni e a integrarci ancora meglio grazie ai servizi di Milano Integra? Ah, certo. Allora, diciamo che potete contattare Milano Integra sia tramite il sito, diversamente se siete fuori Milano, quindi se avete intenzione di, potete scaricare un'applicazione che si chiama Valori App, che è nostro partner. E con questo potete avere una chat, una live chat in diretta, quindi contattarci da dovunque siate in Italia e chiedere informazioni in merito appunto al trasferimento oppure a come trasferirsi insomma in una grande città e poi successivamente a come integrarsi. E oltre che appunto seguirci ogni mercoledì qua su Milano News, dove già trasferiamo delle pillole che possono essere utili non solo a chi deve ancora arrivare, ma anche chi già si trova in città, ecco. Chiarissimo. Perfetto, allora Albi, io ti ringrazio tantissimo, salutaci anche Elisa e saluta tutto il gruppo Grazie. di Milano Integra. Ci vediamo mercoledì prossimo, grazie Grazie Fabio, grazie a tutti e una buona settimana. mille. Grazie mille ad Albi Oxa e a Milano Integra. Noi continuiamo con la nostra trasmissione, fra pochissimo appunto ci colleghiamo con l'avvocato Walter Biscotti, prima una brevissima pausa insieme alle foche parlanti per un momento di riflessione, lo sapete, con le loro incursioni poetiche, sempre qui a Milano All News, sempre qui a Good Morning Milano, le foche parlanti. Ci sono cataloghi di cataloghi, poesie sulle poesie, drammi sottori recitati da attori, lettere a causa di altre lettere, parole per spiegare le parole, cervelli intenti a studiare il cervello. Tristezze contagiose come una risata, carte che provengono dal macero di carte, sguardi veduti, casi declinati secondo i casi, fiumi grandi con serio contributo dei piccoli, boschi ricoperti di bosco fino al ciglio, macchine adibite a fabbricare macchine, sogni che all'improvviso ci destano dai sogni, salute necessaria per tornare in salute, tanti scalini a scendere quanti sono a salire. Occhiali per cercare gli occhiali, respiro che inspira ed espira. E almeno una volta ogni tanto ci sia l'odio dell'odio, perché alla fin fine c'è l'ignoranza dell'ignoranza e mani reclutate per lavarsene le mani. Questa era Reciprocità dalla raccolta Basta così di Wisława Szymborska. Grazie. Grazie mille alle foche parlanti, grazie mille a Francesca Ferraro, grazie davvero, ci ritroviamo venerdì con un'altra incursione, con un altro momento importante insieme a voi. Ve lo dicevo appunto, quest'oggi parliamo invece di un cold case, un caso irrisolto, anche Milano ha i suoi misteri e giustamente qualcuno ogni tanto cerca anche di andarli a scovare e a risolvere. Parliamo appunto di un cold case che ci fa pensare che potrebbe essere esistito un serial killer nella città di Milano, ma ripeto, do la parola a chi ne sa meglio di me, chi sta seguendo il caso ormai da mesi. Parlo dell'avvocato Walter Biscotti che vedo collegato con noi. Buongiorno avvocato, grazie mille di essere qui con noi oggi. Buongiorno a lei e ai suoi ascoltatori.
Grazie mille davvero, avvocato. Allora, tutto farebbe pensare, poi mi spiega com'è che ci siete arrivati, al fatto che a metà, alla fine degli anni 60, inizio degli anni 70, in un'area abbastanza circoscritta della città, diciamo all'interno dei bastioni, abitasse un serial killer che ha compiuto ben 8 omicidi nella città di Milano. Giusto? Sì, forse potrebbero essere anche di più. Tutto Ok. è nato da un'intuizione del dottor Franco Posa, che è un criminologo molto, molto importante, molto conosciuto nel panorama nazionale, il quale attraverso un software americano che usa la polizia di New York è riuscito a restringere il campo sia geografico della città di Milano e sia temporale, individuando un'ipotesi di almeno per ora 8 delitti avvenuti sostanzialmente con le stesse modalità nei confronti di altrettante ragazze abbastanza giovani, e questo che a Milano tra la metà degli anni 60 e diciamo fino al 74-75 possa aver agito un serial killer, perché le modalità dell'esecuzione degli omicidi sono sostanzialmente identiche. Il Ora, famoso questi casi. modus operandi che abbiamo imparato a conoscere grazie ai vari telefilm americani, quello che accomuna questi delitti? Esatto, sì, esatto. Io preferisco usare la terminologia italiana, Ma sono casi grazie, ma irrisolti. grazie, avvocato, meno male, anzi. Sono casi irrisolti che non hanno avuto l'individuazione di un colpevole. Ovviamente sono stati trattati all'epoca come casi singoli. Quindi oggi, attraverso questa intuizione del dottor Franco Posa, noi possiamo avere una visione, vogliamo avere una visione globale di tutti questi casi. E per prima cosa, come avvocato, ho fatto un'istanza alla Procura della Repubblica per andare a cercare tutti questi fascicoli. Ecco. Alcune diverse famiglie mi hanno dato l'incarico, le vittime, e anzi, sotto questo aspetto va riconosciuto il grande temperamento, la grande voglia di verità che i familiari di queste vittime Immagino. hanno, e avete visto su tutti i giornali, sul Corriere della Sera, su anche programmi televisivi molto noti, come la signora Agostina Belli e anche sua sorella si sono esposte per cercare di arrivare alla verità. Ora voi mi direte, ma che senso ha Infatti, arrivare perché la alla domanda viene verità? spontanea, no? Come diceva qualcuno prima di me. Certo, Perché, dopo avvocato 5 Biscotti, anni. perché dopo tutti questi anni, cioè capiamo che i familiari delle vittime magari appunto vogliono una risposta, però ormai è quasi quasi impensabile pensare molto probabilmente, ad esempio, pensavo la natura ha fatto il suo corso e questo responsabile magari non è anche già più tra noi, ad esempio. Invece, giustamente, Però lei dice no, è importante lo stesso. nella sensibilità della vittima, la ricerca della verità diventa altrettanto importante come la ricerca del colpevole. Quindi è vero che sono passati 50 anni, è vero che con forte probabilità questo ipotetico serial killer è già deceduto, ma nella sensibilità, nell'animo di tutte le vittime, la ricerca della verità e arrivare alla verità darebbe comunque una pace interiore pari a quella di veder condannato Chiaro. l'assassino del proprio congiunto. E questo ha una valenza morale, a mio giudizio, di carattere straordinario. Intanto noi Straordinario, vediamo quindi intanto la mappa va che abbiamo ammirato il fatto, coraggio eccola di. qui, perfetto, grazie alla regia. Intanto noi stiamo vedendo appunto questi 8 casi, che per adesso rimangono 8 o 7 nella città di Milano, e questo famoso triangolo in cui si pensi possa aver vissuto Esatto. il soggetto ignoto. E questo, certo, viene da pensare, ma come mai allora non si indagò, non si indagò bene? Perché ha detto, No, lei è nato in procura, assolutamente. diceva, ha chiesto le carte, ha chiesto le carte alla procura, Esatto, perché esatto. questi, nessuno di questi casi finì in tribunale, nessuno. In tribunale perché
perché non si riuscì ad arrivare a nulla. Bisogna anche, no, questo non è che io voglio fare torto a qualche investigatore dell'epoca, per amor di Dio, però bisogna considerare che siamo proprio sul finire degli anni 60 e con l'inizio, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70. Certo, tra gli anni 50 e quasi tutti gli anni 60 il crimine comune attirava molto l'attenzione dell'opinione pubblica. A Milano ci sono stati casi famosissimi, dalla rapina degli uomini d'oro al caso Fenaroli e tanti altri, però verso la fine degli anni, e questi prendevano l'opinione pubblica, nel senso la cronaca nera purtroppo esiste, ma il racconto dei fatti di cronaca nera ha sempre appassionato l'opinione pubblica. Però bisogna dire che verso la fine di quegli anni ha preso il sopravvento il crimine politico, perché dalla strage di Piazza Fontana in poi, passando per l'omicidio del commissario Calabresi e soprattutto anche poi con la contemporanea emersione di un altro crimine, quello dei sequestri di persona, ha fatto sì che l'attenzione mediatica, investigativa, si è concentrata su questi due grandi blocchi di crimini, il crimine politico per un verso e il crimine dei sequestri di persona, che all'epoca era un fatto molto, molto grave, molto attenzionato da tutti. Quindi il crimine, tra virgolette, cosiddetto comune, non che fosse accantonato, però certo, le forze investigative erano più concentrate dove c'era una domanda, una richiesta di risposta da parte dell'opinione pubblica più pressante. Il Avvocato, crimine pubblico. allora le chiedo questo, appunto, se in quegli anni, appunto, diciamo, le risorse erano ovviamente utilizzate per altro e quindi non si è mai partiti neanche con delle vere, cioè si sono fatte delle indagini, ma poi a un certo punto si sono fermate, da che punto riparte oggi nel 2021? Da come si fa a ripartire quest'oggi? Innanzitutto ripartiamo cercando di avere una visione globale di quegli anni. E poi non dimentichiamo che oggi, per il crimine cosiddetto comune, le possibilità di investigazione di carattere scientifico sono stratosferiche rispetto a quegli anni. Pensiamo soltanto alle indagini di carattere genetico, significa che essendoci una banca dati Cioè, mi e sta di... noi giusto per e capire, ove non. avvocato, mi sta dicendo in poche parole che ad oggi, nonostante i 50 anni e più passati, comunque la prova di DNA potrebbe aiutarci a trovare, potrebbero Assolutamente sì, esserci delle possibilità. però diventa assolutamente primario non solo avere i fascicoli, ma avere anche avere la possibilità di poter visionare, ove ancora esistessero, eventuali reperti. Chiarissimo. Di solito vengono conservati, molte volte vengono distrutti, però, ma soprattutto quello che conta è avere una visione globale di tutti questi casi, perché io sono convinto poiché le modalità sono state identiche, il luogo geografico e circoscritto, gli episodi temporali sono molto ravvicinati, una visione integrata di tutti questi casi certamente potrebbe portare a sviluppi investigativi certamente nuovi. Supportati poi dalle nuove tecniche investigative, potremmo avere delle risposte. Questo cosa significa? Significa quello che dicevo prima, arrivare a una verità che può comunque essere importante per chi, come le vittime, ha subito il fatto criminoso. Ecco, Ma appunto, io ma c'è. appunto per questo, avvocato, io le chiederei invece un aiuto, le chiedo proprio un aiuto da giornalista, le chiedo, nel senso che noi Milano News non siamo soliti trattare la cronaca nera, ma in questo caso secondo me qui appunto non si parla più di cronaca nera e basta, ma si parla di storia della città, quindi è qualcosa di ben diverso. Senza però dimenticare il fatto che appunto non si può pensare di farne uno show mediatico e basta, perché stiamo parlando di 8, forse 11 esseri umani. Quindi di parenti che al momento sono ancora in vita e che piangono ancora giustamente la dipartita dei propri cari. Come possiamo, che consiglio ci dà a noi giornalisti per trattare questo tipo di argomento? Beh, innanzitutto va trattato con il dovuto rispetto e con la dovuta cautela nei confronti delle vittime, le quali chiedono comunque un certo tipo di discrezione. Va detto che però, ad esempio, la signora Agostina Belli, la famosa attrice, ha messo molto coraggio nell'esporsi e dire
mia mamma è stata probabilmente uccisa da un serial killer e quindi sta dando corpo alla sua ricerca di verità anche attraverso i mezzi di Se informazione. non Quindi sbaglio, con proprio tutto. poi Agostina Belli è colei che è riuscita anche a trovare un collegamento tra due delle vittime, giusto? Esatto, perché esiste una fotografia Di sua che mamma. mette vicino. Esatto, e questo è il primo tassello che dà molto da pensare. Ecco, Ma stiamo vedendo la foto, grazie alla regia. l'informazione gioca una partita importante in questi casi. Cioè, la ricerca della verità non si deve arrestare di fronte a una possibile critica che potrebbe essere quella di spettacolarizzare un fatto omicidiario. La ricerca della verità deve pagare anche questo tipo di prezzo, tra virgolette. Le faccio un esempio: noi abbiamo fatto un appello pubblico attraverso dando un numero di mail e un numero di telefono, perché sono anche convinto. Per esperienza personale, io sono più di 30 anni che faccio questo tipo di processi, sono più che convinto che anche se questi casi sono rimasti irrisolti, sono convinto che nelle pieghe, negli angoli più nascosti e più remoti di questa città, ci può essere qualcuno che sa qualcosa. Perché accade, spesso la verità processuale non arriva a coprire anche tutta la verità. Qui addirittura non abbiamo nemmeno una verità processuale perché non si è mai celebrato alcun processo. Infatti. Quindi io sono convinto che negli anni, e quindi voi fate bene a raccontare la storia della città. La storia della città significa anche che negli angoli della storia di questa città c'è certamente che qualcuno che sa qualcosa Ok, ecco, e che appunto. magari è ritenuto dentro. Proprio su questo, avvocato, siamo in chiusura, però proprio su questo, a differenza di altri collegamenti, come facciamo di solito, quest'oggi nella banda sotto al suo nome non abbiamo messo da dove è il collegamento, perché poco importava nel senso buono del termine, ma abbiamo messo un indirizzo email e un numero di telefono. Avete Perché? fatto bene. Che cos'è questo? Che cosa sta cercando lei? Io, proprio per questo, come dicevo prima, voi che raccontate la storia della città di Milano, io sono convinto, ma anche per esperienza personale, poiché la verità processuale, come dicevo prima, non copre mai tutta la verità, c'è ancora qualche pezzo di verità, in questo caso tutta la verità, che c'è negli angoli più remoti della città di Milano e c'è qualcuno che sa qualcosa. Ecco, l'invito, che con tutta la riservatezza del mondo, che se qualcuno sa qualcosa può farsi avanti, avrà tutte le cautele, avrà tutta la riservatezza, ma se ha qualche informazione da darci, la potremo certamente utilizzare per arricchire il nostro campo di indagine. Ci sono arrivate già diverse telefonate che noi stiamo studiando e valutando. Molto Quindi, se interessante. qualcuno che è in ascolto in questo momento, lo sarà successivamente guardando poi sui social la vostra trasmissione, e ha la possibilità di raccontare e di dirci qualcosa, lo faccia pure senza problemi. Rimarrà anonimo, rimarrà segreto, rimarrà. Però, se ha qualche notizia, diventa fondamentale. Questo per quello che voi state facendo, la ricerca, noi cerchiamo la verità e voi cercate di raccontare la storia della città di Milano. Le cose, e qui il momento informativo, si integrano perfettamente, quindi voi state facendo un servizio pubblico di straordinaria rilevanza sociale. Beh, avvocato, detto da lei, può essere che un bellissimo complimento, quindi la ringrazio tantissimo e speriamo appunto di riuscire a fare un ottimo lavoro entrambi cercando di portare un po' di verità, un po' di storia, forse appunto la verità storica, come si dice in questi casi, che qui una c'è, esiste e sarà da scovare. Le faccio gli auguri davvero per tutto quello che state facendo. Porto il nostro saluto anche ai parenti delle vittime che so che insomma stanno forse rivivendo per l'ennesima volta una tragedia, ma lo fanno appunto, come diceva lei, nella voglia di verità, quindi davvero complimenti, grazie mille avvocato. Grazie a voi e buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro a lei avvocato Walter Biscotti, avvocato penalista appunto, che potete contattare se qualcosa sapete, se qualcosa avete visto, i numeri che abbiamo messo in sovraimpressione, poi cercheremo appunto di darvi tutte le specifiche, trovate anche nei commenti alla diretta tutto quello che potrà servirvi. Continuiamo perché dovremmo avere invece, adesso cambiamo completamente argomento, ma era un argomento importante. Letto poco fa negli ultimi giorni sui giornali, parliamo di Trenord. Trenord, diciamo che non l'ha presa molto bene, questa volta, nel senso che un'associazione, scusate, di pendolari, la Mimoal, che fa capire Milano, Mortara, Alessandria, aveva preso un video, l'aveva semplicemente utilizzato per dire: sì, bello Trenord, ci è piaciuto il tuo video, ma diciamo la storia tutta com'è. Ci sono delle cose che non vanno, Trenord non l'ha
vista molto bene. Chiedo conferma a Franco Aggio, presidente appunto dell'associazione Mimoal, che abbiamo al telefono. Buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, spero di aver detto giusto, no? Allora, voi avete preso un video fatto, pubblicato sui social da Trenord, dove si facevano grande propaganda, diciamo, per le nostre ferrovie regionali. Voi avete semplicemente detto, va bene tutto, bellissimo, anche un bel gran video, ma ricordiamo che ci sono dei ritardi, ci sono delle mancanze e ve lo facciamo vedere. Trenord non l'ha presa bene. No, esattamente. Noi il video di Trenord l'abbiamo modificato mettendo in sovrappressione delle tabelle contenenti ritardi e cancellazioni solo esclusivamente della nostra linea, della Milano-Mortara-Alessandria. Ok. Ma potevano essere tabelle che guardavano anche tante altre linee della Lombardia, ma noi ci siamo focalizzati chiaramente sulla nostra. E Trenord, dopo 8 giorni che abbiamo pubblicato il video, ci ha mandato una mail in cui con una lettera in cui ci intima di ritirare immediatamente il video dalla pagina Facebook e dal canale YouTube, e oltre a con parole molto dure accusarci di diffamazione, di mancanza di rispetto, violazione di diritti d'autore, ci chiede anche 10.000 euro di danni. 10.000 euro di danni perché avete malomesso un'opera loro, per quello. Cioè, verrebbe da pensare, neanche fosse andati a scrivere con la bomboletta su un treno, verrebbe da dire, no? Cioè. Guardi, allora, le questioni da come ha scritto Trenord sono due: la violazione di diritto d'autore, giusto, e la diffamazione. Ah. Allora, per quanto riguarda la violazione di diritto d'autore, noi abbiamo prontamente, nel giro di poche ore, tolto il video, perché effettivamente noi il video l'abbiamo modificato, quindi l'autore... Sì, tra parentesi, volevo farvi i complimenti perché non si trova più in rete, cioè non so, la rete che salva qualsiasi cosa, siete riusciti a farlo sparire da ovunque, devo dire. Esatto, quindi... siete bravi almeno in questo. E quindi abbiamo, per tutelarci, abbiamo tolto il video. Poi c'è la seconda parte che chiede 10.000 euro per la diffamazione e altre cose, e a questo noi non ci siamo. E lì ci penseranno poi gli avvocati, nel caso, mi sa, a quel punto. Poi. Se servisse, sicuramente. Noi speriamo non serva, però siamo pronti a ogni evenienza. Ecco, allora, di questa storia, la cosa che lascia più basiti me, ma anche i miei colleghi, cioè ho visto titoli di qualsiasi giornale bipartisan, diciamo, rimanere a bocca aperta, è il fatto di aver risposto così duramente a quella che è una critica che fa chiunque, in un certo senso, nel senso che chiunque parla dei ritardi di Trenord o comunque dei treni in generale, nel senso, non si capisce il perché di un accanimento così forte. Ma probabilmente perché, come diceva giustamente lei, le critiche sui ritardi sono non solo nostre, ma di molti soggetti, altri comitati, dei giornali, delle forze politiche, sindacali, cioè. Il problema probabilmente è che nel corso della nostra esistenza, mai più di 3 anni come associazione, abbiamo sempre criticato questi aspetti del servizio che non vanno bene e non siamo mai stati, tra virgolette, passivi di smentita, perché abbiamo sempre dato dati veri, riscontrabili su qualsiasi piattaforma o qualsiasi documento ufficiale, e quindi ricordare probabilmente spesso questi disservizi a Trenord non può far piacere, ma non poteva contestare chiaramente il merito delle cose. Alla prima occasione utile in cui noi ci siamo dimostrati come associazioni un pochino superficiali, non conoscendo bene la normativa del diritto d'autore, chiaramente Trenord si è infilata alla grande, dando sfogo a tutto quello che non ha potuto replicare in questi anni, ecco. Insomma, fa pensare che davanti alle vostre richieste di un confronto, so che spesso chiedete confronti con l'azienda, davanti alle vostre richieste di cambiare, di migliorare il servizio e tutto, l'unica risposta è quella di dire non si copia il mio video. Questo fa abbastanza specie, ma devo sì, dire. È una cosa che ci lascia molto tristi, con amarezza, perché comunque noi come associazione abbiamo sempre cercato un rapporto rispettoso e soprattutto propositivo sia con Trenord che con Regione Lombardia. Infatti noi non siamo solo portati a criticare quello che non va, noi accompagniamo sempre anche con delle proposte che puntualmente abbiamo fatto arrivare sia a Trenord che a Regione Lombardia, quindi ci lascia veramente l'amarezza in bocca questa situazione, perché non siamo mai stati
quelli che insultavano Trenordi, sì, sì, i suoi, sì, dirigenti, sì, o piuttosto che i suoi dipendenti. Ecco, lo abbiamo mai fatto e non lo faremo mai. Ah, ecco, mi faceva pensare al fatto che parlava al passato. Non vorrei che magari adesso invece arrabbiati lo iniziaste a fare. No, assolutamente. Comunque, meno male. Assolutamente. Meno male. Come, però le chiedo questo, come procederete a questo punto? Cioè, come andrà avanti? Quali sono le vostre richieste? Diciamo una volta ancora in più, che tanto non guasta. Quali sono le vostre richieste? Come andrete avanti adesso? Non lo so, noi non lo sappiamo, perché noi abbiamo risposto ufficialmente a Trenord ormai 10 giorni fa, quasi 2 settimane fa, e al momento non abbiamo avuto nessun riscontro. Abbiamo anche informato l'assessore Terzi con una mail certificata spiegando quello che sta succedendo. E cioè, mi faccia capire, ho fatto prima in tempo io a sentirla al telefono piuttosto che Trenord? In che senso, scusi? Cioè, ho fatto prima a contattarla io piuttosto che Trenord, di nuovo a risentirvi, cioè non vi siete ancora risentiti con Trenord dopo questa mail minatoria, allora, minacciosa? Trenord ci ha mandato la mail l'8 gennaio, noi abbiamo risposto al 22 gennaio e da allora non abbiamo più avuto contatti, cioè, anche perché però, comunque... non so se la nostra risposta abbia soddisfatto Trenord, e comunque siamo in attesa di una mossa di Trenord. Noi nella risposta abbiamo spiegato molto chiaramente, sia dal punto di vista, diciamo così, dell'avvenimento che di tutta la nostra attività di collaborazione con Trenord, quindi adesso una risposta, se la vogliono dare, devono darla loro. Eh no, giusto, infatti immagino. Ricordiamo però, appunto, siamo in chiusura, le rubo ancora 2 minuti, visto che ha la possibilità, ci ricordi alcune delle vostre semplici richieste e che poi hanno portato anche però appunto a questa diatriba con Trenord? Ma le richieste, noi abbiamo fatto più che delle richieste, abbiamo fatto delle proposte a Trenord. Ottimo, meglio ancora. Servizio. Noi nel corso del 2020 abbiamo mandato alcuni documenti a Trenord in cui, dal nostro punto di vista, elencavamo una serie di modalità per riprendere il servizio ferroviario dopo, diciamo così, la fase 2 della prima ondata della pandemia, con dei suggerimenti organizzativi, diciamo così, di circolazione. Insomma, abbiamo fatto un po' di proposte. Abbiamo anche condiviso con Trenord un documento, nel senso che abbiamo mandato un documento in cui esprimevamo la nostra preoccupazione su quale poteva essere l'impatto fortemente negativo che, diciamo così, la pandemia poteva avere sui conti di Trenord. E infatti non ci siamo sbagliati di troppo, perché noi ad aprile 2020 nel nostro documento avevamo formulato un'ipotesi di un passivo di Trenord a fine anno di 160-180 milioni di euro, e poi Trenord a novembre l'ha confermato. Quindi, come vede, cioè, siamo anche preoccupati, giustamente, dico io come viaggiatori, che l'impresa vada bene. Cioè, mi verrebbe da dire che, insomma, un'azienda un po' più lungimirante forse farebbe di voi i primi alleati prima che i primi nemici, no? Le strategie aziendali sono abbastanza imperscrutabili. Non voglio metterla ancora più nei guai di quello che è, Presidente. No, mi dico una cosa, siete spaventati da questa richiesta? Vi hanno spaventato? Ma in prima istanza sicuramente ci siamo spaventati e molto sorpresi, come l'ho detto. Adesso siamo ancora molto sorpresi, amareggiati, e siamo ancora un pelo spaventati, perché una richiesta d'anni del genere per noi vorrebbe dire non riuscire ad andare avanti come associazione, come attività. Lei tenga presente che i nostri soci, chi vuole associarsi, paga 5 euro all'anno, faccia lei 2 conti. Serve qualche anno, serve un bel po' di anni servono, allora, mi sa. Sì. Speriamo di non dover arrivare a quello. Presidente, io la ringrazio tantissimo. Qua, sappia, ha uno spazio sempre a disposizione per poterci contattare, per poter dire la vostra. Quando volete, noi ci siamo a disposizione per dare voce ai pendolari che appunto tutti i giorni vengono nella nostra grande città e che fanno grande la nostra grande città. Quindi io la ringrazio tantissimo davvero per questo collegamento, vi auguro il meglio, speriamo che si risolva tutto facilmente. Io ringrazio lei, ringrazio voi per la possibilità di spiegare quello che ci è successo. Grazie. Grazie mille a Franco Aggio, Presidente dell'Associazione Mimo Hall, grazie mille davvero e buona giornata. Noi siamo in chiusura, insomma, quest'ultima storia è una di quelle storie che lasciano un po' l'amaro in bocca. Io sono a disposizione anche, non solo appunto
con il presidente ovviamente di Mimoal, ma anche do la mia disponibilità a Trenord di dire la propria e di venire qua a confrontarsi con noi e con il nostro pubblico e con i nostri e con i pendolari che arrivano in città. Credo, e anzi, che sia interessante una risposta che ha dato poco fa il presidente. Non ha detto noi abbiamo delle pretese, noi abbiamo delle richieste, ma noi abbiamo fatto dei suggerimenti. Questo è molto interessante. Io spero che Trenord non veda questo come una voglia da parte dei cittadini di fare il lavoro di qualcun altro. Noi sappiamo benissimo e non abbiamo dubbi che Trenord abbia grandi professionisti al proprio interno, sia nella dirigenza, soprattutto poi tra le manovalanze, diciamo, tra le persone che poi tutti i giorni muovono quei treni su e giù lungo per la nostra regione. Sono suggerimenti, però i suggerimenti vanno ascoltati, perché quasi sempre qualcuno che guarda un problema da un po' più lontano lo può vedere in maniera migliore, lo può vedere in maniera più nitida. Poi appunto sono suggerimenti, poi sta l'azienda accettarli o non accettarli. Credo che insomma questa volta si è persa davvero la possibilità di un interessante tavolo di confronto tra un'importante azienda della nostra regione e una parte importante di coloro che fanno grande la nostra città, perché ricordiamoci che i pendolari sono quelli che tutti i giorni, quelli che ormai vengono chiamati city user, entrano nella nostra città e portano ricchezza nella nostra città. Adesso con la pandemia, anzi, portano anche questo valore aggiunto anche a volte a rischio della propria salute. Insomma, sapete che non è semplicissimo muoversi in questo momento, e nonostante questo c'è chi però lo fa, perché giustamente il proprio lavoro, la propria missione a volte li porta a venire in città. Quindi io spero davvero che questo possa diventare uno spazio di confronto. Io faccio un appello a Trenord, al suo presidente, ai suoi dirigenti, a coloro che ci stanno ascoltando magari e che conoscono qualcuno che lavora a Trenord: ditegli che qui c'è un posto per loro, per poter parlare, per potersi confrontare seriamente, senza urlare, senza litigare, con dei suggerimenti da chi tutti i giorni utilizza le vostre linee. Io vi ringrazio, scusatemi per quest'ultimo cappello un po' lungo, siamo andati ben oltre le solite nostre tempistiche, vi domando scusa, vi chiedo davvero grazie mille di averci seguito, e noi ci vediamo venerdì, scusate, con una nuova puntata sempre qui in diretta di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto. We'll be right back.